Benvenuti su Espero Channel. Oggi vediamo un piccolo dettaglio che però può rendere molto più semplice il lavoro con Premiere Pro 2020. Quando noi lavoriamo con diverse tracce video e audio può essere utile dare dei nomi alle tracce. Se noi facciamo un doppio clic sulla traccia oppure andiamo direttamente con il mouse possiamo allargare lo spazio di visione della clip rivelando più funzioni opzioni eccetera. Questo significa che noi possiamo vedere il nome della traccia, video 1 in questo caso, ma anche clic destro, rinominarla. Questo ci permette, traccia dopo traccia, dare dei nomi e quindi rendere più semplice se io vado a cercare qualcosa tra le diverse tracce video. Quindi noi possiamo ottimizzare tutte queste operazioni, ma lo svantaggio è che nel momento in cui noi chiudiamo le diverse tracce, questi elementi spariscono. Per rendere sempre visibili, anche se noi stringiamo molto lo spazio delle tracce, noi dobbiamo modificare una piccola opzione nella personalizzazione delle tracce. Sempre col clic destro oppure cliccando sul... Chiave inglese e andando su personalizza intestazioni video appare questo pannello. Il nome corrisponde a questo V1. Quindi prendendo questo V1 e trascinandolo a lato qui sulla destra, come vedete si sposta il nome della traccia video. Se io faccio la stessa cosa con le tracce audio, quindi questa volta invece di usare la chiave inglese e andare su personalizza intestazioni audio. Userò clic destro, personalizza, stessa identica operazione, audio 1, spostiamo audio 1 qua a lato. A questo punto posso rinominare le tracce, dare i nomi ad esempio delle diverse lingue del progetto, possiamo aggiungere... le voci che vogliamo e in questo modo che le tracce siano strette il più possibile oppure molto larghe noi possiamo vedere sempre e comunque i titoli questo è uno dei mille trucchi che potete imparare durante un corso espero accorrete numerosi iscrivetevi